Il primo bicchiere me lo offrì mio padre. Avevo 12 anni. Mi disse: ehi, moccioso, to, bevi. Mi chiamava sempre moccioso. Ma quella volta mi sono sentito grande, come lui. Faceva la routine mio padre, in quella fogna di paese dove sono cresciuto. Si cresce in fretta nella merda. Era un gran figlio di puttana mio padre. Ma il suo lavoro lo sapeva fare. Era capace di star via intere settimane. Baldwin, Bonita Springs, East Point, Jacksonville, poi su fino a Greensboro. Dio solo sa quanti coltelli ha affilato mio padre. Un gran lavoratore. C'è da andarne orgogliosi. Orgogliosi un cazzo. Tornava il sabato e la prima tappa era il negozio di liquori del vecchio Jones, Salvatore Jones, un vecchio ciccione bastardo che prendeva sempre per il culo mio padre per i sedili in velluto rosso della sua Mustang del 66. Io adoravo quella macchina. Riconoscevo il suono a isolati di distanza e sapevo che mio padre stava tornando con qualcosa per me e con del cognac. Cognac, signore. Cognac è da froci. Ma no, signore, è francese. Appunto. Beh, visto che se ne intende, provi questo. Versa, versa. È armeno, signore. Viene prodotto fin dal 1887 con uve bianche del Caucaso. Pensi che Sir Winston Churchill se ne faceva mandare una cassa ogni anno da Joseph Stalin. Winston, come mio padre, e come il padre di mio padre, io invece. Mi piaci, barista. Sai ascoltare e soprattutto non fai domande. Grazie, signore. Fa parte del mio lavoro. Mio padre non piacevano le domande, soprattutto quando ero ubriaco. Io e mia madre lo sapevamo bene. Ma forse quella portinaia di Greensboro gli fece la domanda sbagliata. Brutto modo di sapere come erano affilate le lame di mio padre. Il coroner ci mise una settimana a ricomporre i pezzi. Brutta storia, signore. Brutta storia per lui. Io e mia madre ce ne eravamo liberati finalmente. Ma in questo paese di merda, la sedia elettrica è solo per i negri. Cazzo. 20 anni al Rowan Atkinson Institute e ce l'hanno rimandata a casa. Cazzo. Ciao bello. Lloyd, che si racconta? Niente di che, Miss Grace. Vecchi ricordi. Beh, mica poi tanto vecchi. Verso barista. Anzi, Lloyd. Versa anche qui, Lloyd. Non farti pregare. Che giornata di merda. Pranzo a quattro condensi, quel coglione di pinnella spalla. Io sono a un certo punto Daisy pianta un casino col fuoco. Dice nella moussaka le melanzane vanno fritte, non arrostite. Come se quella mignotta avesse mai cucinato qualcosa di più complicato di un uovo sodo. Urla, insulti. Due schiaffi al metro che cercava di bloccarla. Mi prende e mi pianta lì, con quei due maiali. È stato affatto semplice la giornata. Immagino, Miss Grace. No, non credo. Ma il tuo amico qui? Non me lo presenti? Miss Grace, non penso che voglia. Lloyd, tu versa da bere, che è quello che sai fare. A ognuno il suo mestiere, vero bello? Senti, cosa fai stasera? Qualcos'altro. Di No. certo. È arrivato l'arrotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli.
l'ombrellaio donne, ripariamo cucine a gas, abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas, se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo, se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas.